Hai partecipato al concorso di Miss Italia, poi sei diventata cantante, sei andata a Sanremo con ottimi risultati. La tua vita è continuata all'insegna quindi comunque della voglia di fare, della voglia di far vedere che comunque è importante farcela in qualsiasi condizione. Questo già fa di te un grande esempio, complimenti. Di recente c'è stata anche la tua partecipazione alle Paralimpiadi ed adesso una nuova sfida, quella in politica. Perché questa tua scelta? Ma realmente io ho accettato l'invito che il professor Monti mi ha fatto qualche tempo fa, non molto tempo fa, che inizialmente mi ha spaventato, ma io poi da subito mi sono ricordata: Annalisa, è tutto difficile prima di diventare facile, quindi impegnati come sempre, prendi in mano la situazione come fai di solito, e se proprio non puoi cambiare la situazione cambia tu nei confronti di quest'ultima, perché come tanti ero spaventata. La politica è una parola che oggi fa spavento, però lo dicevo anche prima, oggi vedo un pochino l'Italia come un atleta infortunato e mi piacerebbe poter sostenere Monti nella riabilitazione e condurre comunque nuovamente questo atleta in campo e vincente per le prossime Paralimpiadi. Quali sono i punti che tu preferiresti venissero evidenziati nel corso di questa campagna? Ma, ovviamente il sociale. A me compete questo e mi sento competente in questo. Mi piacerebbe sostenere comunque i diritti dei disabili, tutti, e anche e soprattutto del disagiato, che il disagiato si esprime in tante cose, dal povero a comunque la persona che non ha, a cui non arriva l'informazione per poter comunque condurre la sua vita con grande dignità. Mi piacerebbe comunque sostenere i giovani nelle scuole e dare la possibilità al sociale di diventare una materia didattica, per esempio, perché anche se inizialmente può sembrare un'imposizione fatta al ragazzo, ma poi col tempo diventa naturale per lui comprendere le problematiche di chi apparentemente sta peggio e poter anche addirittura attraverso queste persone risolvere i propri traumi, che sono tanti, perché i ragazzini ne vivono veramente tanti. Basta additare questi ragazzi come aggressivi, violenti, ognuno di loro ha una storia, va rispettata e va risolta. Io sono portata per le risoluzioni, io sono portata per non vedere il problema ma la soluzione. Grazie a voi. Annalisa, ti chiediamo ancora una battuta, sì, invece io mi ripeto, però no, vado sullo grazie. Sport. La parola sport raramente compare nei programmi, nelle competizioni elettorali, invece insomma, poi tutti normalmente a livello istituzionale ripetono la solita manfrina che lo sport è educazione, prevenzione, insegnamento, rispetto delle regole. Ecco, perché si parla così poco dello sport e in questo senso che cosa ti senti di dire di innovativo? È realmente un valore quello dello sport? Guarda, allora, che si parli poco è un errore, perché se vediamo la cosa più banale, gol, si dice gol in tutto il mondo, quindi è meraviglioso sapere che attraverso lo sport molta gente si è riabilitata alla vita, perché lo sport è educazione. Il ragazzo attraverso gli spogliatoi, se vogliamo parlare di calcio che appartiene un pochino a tutti, attraverso gli spogliatoi impara a integrarsi con i ragazzi, in qualche modo dare la sua personalità, creare la sua personalità, no? Confrontarsi costantemente. L'allenatore è colui che in qualche modo fa le veci del genitore, quindi può dare tanto, tantissimo lo sport nei ragazzi. Magari dovrebbe essere più presente in maniera più variegata nelle scuole, perché secondo me vedere soltanto lo sport attraverso pallavolo, pallacanestro e poco altro quasi dispiace. E quindi dare la possibilità, soprattutto con lo studio, quindi lasciando del tempo libero ai ragazzi, di potersi occupare dello sport e attraverso lo sport occuparsi della propria vita. Sono tanti traumi che si potrebbero risolvere attraverso lo sport. Secondo me lo sport, almeno per quello che ha dato a me e credo sia l'opinione veramente di molti, lo sport riabilita alla dignità ed è meraviglioso quello che fa lo sport. E può essere anche uno strumento fantastico per abbattere un po' di barriere, ne abbiamo ancora un po' troppe? Beh, in Italia veramente molte. Però manca anche tanta informazione, ne facciamo veramente molto poca e soprattutto dovremmo contare sui media quelli che arrivano più immediati nelle case delle persone, raccontare che chiunque, in qualsiasi modo, può veramente diventare un campione nello sport. Maurizio Rossi, raramente si sente parlare di sport in una campagna elettorale, poi tutti d'accordo a dire che è un grande social network, che è una comunità di valori, che è un mondo di principi, però nessuno mai ne parla prima prendendosi degli impegni. Sta cambiando qualcosa?
Ma diciamo che da me penso che potevate aspettarvelo, perché avendo fatto un canale sportivo, il primo in Italia di una televisione regionale, cioè il primo canale sport, credo che sia evidente che il mondo dello sport, sia perché l'ho praticato molto, sia perché lo pratica la mia famiglia, i miei figli, e sia perché lo ritengo veramente uno dei motori di sviluppo del nostro paese, è chiaro che è uno dei temi su cui invece io punterò molto. Due temi fondamentali. Il primo, la sicurezza per i bambini e gli adolescenti nel mondo dello sport. Non ci sono normative, addirittura si vedono situazioni diverse dall'Italia ad altri paesi, protezioni che in altri paesi sono obbligatorie in determinati sport anche pericolosi, che in Italia invece non sono obbligatori, e molte altre situazioni che bisogna andare a vedere, ad esempio anche il doping per quanto riguarda anche ragazzi molto giovani che, pur di raggiungere un risultato, forse non per colpa loro, anche perché sono minorenni, ricordiamocelo, ma per colpa di taluni personaggi che gravitano nel mondo dello sport, disposti a tutto per portare magari alla vittoria un ragazzino, non pensando veramente alle conseguenze gravissime che poi avrà da grande fisicamente. Viene da tutti riconosciuta come una palestra di vita, lo sport, come un mondo di educazione, poi però nella scuola lo sport c'è poco e a volte anche in modo marginale. Sicuramente bisogna agire per avere più sport nelle scuole o convenzionare delle realtà esterne affinché si possa fare sport in un numero di ore che quantomeno arrivi a quello che è una media europea. Voi sapete quanto la lista Monti guardi con attenzione a portarci a livelli europei. Beh, solamente non deve essere sotto profilo economico, ma anche sotto tutti quegli altri aspetti, ad esempio nel numero di ore di sport che vanno praticate, per il quale sicuramente io, se sarò eletto, mi batterò. E in particolare battersi per lo sport, ma soprattutto per la Liguria, un altro dato importante, no? Sapete che l'unica campagna diversa da tutta Italia della lista Monti è stata proprio quella della Liguria, cioè il nostro slogan è stato al servizio della Liguria, l'ho detto più volte, non è che penso di andare a suggerire che cosa dire a Obama o a Hollande, a Monti, ma penso invece di poter rappresentare bene una regione che ho avuto nel cuore e che ho nel cuore per 30 anni, avendoci lavorato per 30 anni, e quindi l'unico mio obiettivo, per essere chiari, è parlare di cose della Liguria in quello che spero sarà un governo riformatore.